Esercizio Amaldi numero 25, pagina 559. È un esercizio abbastanza complicato sull'interferenza in due dimensioni, cioè in un piano. La situazione fisica è simile al problema precedente, con due altoparlanti e un microfono. Stavolta la lunghezza d'onda è fissa e il microfono si sposta registrando alcuni minimi di intensità sonora. Quindi si capisce che è il fenomeno dell'interferenza distruttiva. C'è da calcolare quanti sono i minimi e dove si trovano. Questi sono i due altoparlanti distanti 4 metri e il microfono può muoversi su questa semiretta. Come prima, l'altoparlante emette onde sonore e anche l'altoparlante B fa lo stesso. E il microfono spostandosi si verrà a trovare in certe posizioni dove l'interferenza di queste due onde sonore è distruttiva. Una di queste posizioni potrebbe essere, per esempio, questa indicata nel disegno, P. Sappiamo che l'interferenza distruttiva si verifica quando un'onda, in questo caso quella che esce dall'altoparlante B, percorre un cammino più lungo dell'altra onda, più lungo di quanto? Di mezza lunghezza d'onda, oppure una lunghezza d'onda e mezza, due e mezza e così via. Quindi la differenza tra i due cammini, che sono indicati con le lettere D1 a P e D2 BP, questa differenza deve essere uguale a un numero intero di lunghezze d'onda più una metà, essendo quella mezza lunghezza d'onda aggiuntiva che causa l'interferenza distruttiva, perché fa arrivare le onde in controfase nel punto P. La differenza di cammino è questo tratto indicato con delta. Infatti qui ho tracciato in rosso un arco di circonferenza in modo da evidenziare il cammino D1, riportandolo qui. Ciò che avanza, cioè questo pezzo in più, è la differenza di cammino, è il cammino aggiuntivo che fa l'onda che esce da B. In questo disegno, più o meno, questo delta corrisponde a 1,5 m. Quindi una lunghezza d'onda e mezza, ricordando che la lunghezza d'onda era di 1 m. Dunque, in questo punto dovrebbe esserci l'interferenza distruttiva. In questi altri due disegni ho riportato i due casi limite, quando il punto P, il microfono, si avvicina tantissimo all'altoparlante A, oppure se ne allontana tantissimo fino a distanze enormi. Nel primo caso, quando x tende a 0, x è la distanza opposta come distanza tra l'altoparlante A e il punto P, il microfono. Quando x tende a 0 vuol dire che il punto si avvicina qua, allora dal disegno si vede che la differenza di cammino diventa più grande e al limite diventa di 4 metri, quando il punto P si attacca praticamente ad A. Invece, quando il punto P si allontana all'infinito, x tende all'infinito, tracciando l'arco si vede che questa differenza di cammino tende a 0, delta tende a 0. Quindi, riassumendo, abbiamo una differenza di cammino che va da un valore minimo di 0, quando il punto va all'infinito, a un valore massimo di 4 metri, quando il punto va verso A. Prima abbiamo detto che la differenza di cammino fra i due percorsi delle due onde, quindi delta uguale D2 meno D1, per avere i minimi di intensità sonora, cioè le interferenze distruttive, deve essere un numero intero di lunghezze d'onda. Io qui ho scritto meno una mezza lunghezza d'onda perché faccio partire l'indice n da 1. Quindi ponendo n uguale a 1, questa differenza di cammino viene mezza lunghezza d'onda, come è indicato qui. Per n uguale a 1, mezza lunghezza d'onda, mezzo metro. E questo è il primo minimo di intensità sonora, la prima interferenza distruttiva che si verifica. La seconda interferenza distruttiva si ha per n uguale 2 e, come abbiamo detto prima, la differenza di cammino è di una lunghezza d'onda e mezza, quindi 1,50 metri. Terza interferenza distruttiva 2 metri e mezzo, quarta interferenza distruttiva 3 metri e mezzo. La quinta interferenza distruttiva si avrebbe per una differenza di cammino di 4 metri e mezzo, però abbiamo visto prima che la differenza di cammino non può superare i 4 metri, che era la distanza tra i due altoparlanti. Quindi questa quinta interferenza distruttiva non la vediamo, come non vediamo la sesta e tutte le altre. Dunque i minimi di intensità sonora saranno soltanto questi 4. Tornando ai disegni di prima, questo potrebbe essere questa qui la posizione del primo minimo dell'intensità sonora, perché più o meno a occhio e croce questa differenza di cammino delta è circa mezzo metro, quindi mezza lunghezza d'onda. Mentre invece questa posizione P
potrebbe essere quella del quarto minimo di intensità sonora, perché più o meno questa differenza di cammino delta, grosso modo, potrebbe essere 3 lunghezze d'onda e mezza, cioè 3 metri e mezzo. In tutto ricordiamo che i minimi di intensità sonora visibili sono 4, questo sarebbe il primo, diciamo che il secondo sta più o meno da queste parti, il terzo sta qui e il quarto è questo quassù che sta più o meno qua. Ora si tratta di fare dei calcoli un po' più complicati per vedere precisamente dove sono questi 4 minimi di intensità sonora. E non dobbiamo commettere l'errore di pensare che le quattro posizioni del microfono siano questi 4 valori che abbiamo trovato qui, mezzo metro, metro e mezzo e così via, perché queste sono le differenze di cammino, non le posizioni del microfono. Cioè quei valori che abbiamo trovato sono i valori di delta, che appunto può essere mezzo metro fino a 3 metri e mezzo, ma non sono le posizioni del microfono che si sposta su questa semiretta, cioè non è x. Per trovare le posizioni x dei minimi bisogna calcolare questa differenza di cammino delta di 2 meno D1 e richiedere che sia uguale a un numero intero di lunghezze d'onda meno una metà. Quindi questa tipica relazione di interferenza distruttiva. Dunque calcoliamo questa differenza di cammino utilizzando il teorema di Pitagora per calcolare il cammino D2, che è il cammino dell'onda B, quindi BP. D2 uguale BP, teorema di Pitagora, fatto con D e con X, quindi X2 più D2 sotto radice. Invece il cammino dell'onda che esce da A è semplicemente X. Allora questo delta, differenza dei cammini, è questa radice quadrata, quindi l'ipotenusa, BP, meno X. E il calcolo è effettuato qui, l'ipotenusa, BP, meno X, che sarebbe AP. E questa differenza di cammino, D2 meno D1, deve essere uguale a un numero intero di mezzi di lunghezza d'onda meno una metà. Dobbiamo ricavare l'incognita x da questa equazione irrazionale, perciò come si fa sempre isoliamo il radicale a sinistra e poi eleviamo al quadrato entrambi i membri. Dal punto di vista matematico, elevare al quadrato può introdurre soluzioni strane, quindi soluzioni dell'equazione elevata al quadrato che però non erano soluzioni dell'equazione originale. Cioè c'è questo rischio, ma non in questo caso, perché noi abbiamo il secondo membro sicuramente positivo, perché è somma di due quantità positive, o almeno non negative. Quindi possiamo risolvere l'equazione elevata al quadrato senza rischiare di trovare soluzioni strane e ricaviamo appunto la nostra incognita che è x, verranno 4 valori, perciò queste posizioni le ho chiamate xn, questa è l'espressione di queste posizioni e sostituendo una volta n uguale a 1, 2, 3 e 4 otteniamo queste 4 posizioni del microfono, cioè i minimi di intensità sonora. Vediamo giusto il primo calcolo, i primi 2 calcoli, D, 4 metri, delta n ricordiamo che era la differenza di cammino, con n uguale a 1 era mezzo metro, quindi mezzo metro, con n uguale a 2 e delta n sarà 1,5 metri, la differenza di cammino del secondo minimo di interferenza. E dunque mezzo metro, 1,5 metri qua sotto e i risultati finali sono circa 16 metri, 4,6 metri, 2 metri e 54 centimetri, tutti risultati da dare con 2 cifre significative sole, perché i dati del problema avevano 2 sole cifre significative. Oltre n uguale 4, quindi 5, 6, 7 e così via, questo calcolo darebbe valori negativi di x. Infatti, per esempio, con n uguale a 5, la differenza di cammino salirebbe a 4 metri e mezzo, che è minore, quindi sarebbe delta n. Delta n, 4 metri e mezzo, è maggiore di 4 metri, che è la distanza tra gli altoparlanti. Quindi questo risultato è negativo e non è accettabile. Questo conferma che i minimi di intensità sonora sono soltanto questi 4. Infatti anche matematicamente non viene il quinto, il sesto, il settimo, non vengono bene questi minimi perché vengono valori negativi. Andiamo dunque a piazzare sul disegno questi 4 minimi. Il primo avevamo detto che era questo qua più lontano, con la differenza di cammino di mezzo metro e quindi qui sono quasi 16 metri. Il secondo minimo sta a 4,6 metri, quindi più o meno sarà qua. Il terzo minimo sta a circa 2 metri, quindi da queste parti.
E il quarto minimo è questo qua, molto vicino ad A, a circa mezzo metro, 54 centimetri, e corrisponde alla più grande differenza di cammino di 3 metri e mezzo, questo. Infine vediamo rapidamente questo file che contiene tutto lo svolgimento che abbiamo appena visto, con i due altoparlanti A e B che emettono onde sonore in fase. Qui il disegno è fatto da un diverso punto di vista, con il microfono che si allontana da A lungo questa semiretta. C'è tutto lo svolgimento e la formula finale per trovare le posizioni dei minimi di intensità sonora. C'è anche tutto lo svolgimento con Excel che mostra i quattro minimi di intensità sonora in queste posizioni che abbiamo trovato prima, che sono queste: X1 è la più distante, poi X2, X3, X4. Si vede che non ci possono essere altre posizioni perché verrebbero di segno negativo, la X5, la X6, la X7 e così via. E qui nel disegno sono riportate in rosso le differenze di cammino. Il punto più lontano, X1, che sta qua sotto, realizza la differenza di cammino più corta di mezza lunghezza d'onda, mezzo metro. Il secondo minimo di intensità, X2, realizza la differenza di cammino da 1,5 metri, X3 da 2,5 metri e X4 realizza la differenza di cammino da 3,5 metri, cioè 3,5 lunghezze d'onda. Questo disegno è fatto in scala precisa.